una gran voglia di volare, sono venuto in questo splendido posto nel parco fluviale e ho portato con me il mio drone. Un nuovo drone sta per uscire, ormai non riusciamo più a stare dietro agli aggiornamenti da parte di DJI. Io ho acquistato il mio Air 3 un mese fa e adesso esce già un nuovo drone, Mini 4 Pro. Potevano chiamarlo Mini 3 Pro S, però forse le differenze sono talmente poche che hanno preferito chiamarlo DJI Mini 4 Pro. Sto scherzando naturalmente, però devo dire che le differenze sono sempre minori. Siamo arrivati a un livello in cui la tecnologia tra un modello e l'altro non ha più quel divario che aveva un tempo. Possiamo fare delle considerazioni, possiamo fare un confronto rispetto a un drone del 2018, renderci conto che effettivamente siamo passati a una risoluzione maggiore, più fotogrammi, sensori, tempo di volo leggermente migliorato, ma poco di più. Naturalmente è migliorato anche il segnale, questo aveva un segnale Wi-Fi. I nuovi droni con Locus Sync 2, 3 eccetera hanno un segnale decisamente migliore. Però abbiamo veramente necessità di tutta questa qualità? Questa è la domanda che si fanno tutti. E la seconda è: ma qual è il miglior drone per me? La risposta potrebbe sembrare un po' semplicistica, però il miglior drone molto spesso è il drone che puoi permetterti. E con questo voglio introdurre i prezzi del nuovo DJI Mini 4. Stiamo parlando di un drone pressoché identico rispetto al Mini 3 Pro. Ci sono alcune piccole novità che riguardano i sensori. Lato video ci sono stati pochi miglioramenti, quelli della DJI sono riusciti a portare a 100 fotogrammi per secondo la risoluzione massima di 4K rispetto ai 60 fotogrammi per secondo del Mini 3 Pro. Una piccola differenza, ma il sensore è lo stesso, la gimbal è la stessa, tutti i componenti sono pressoché identici. Sono cambiati sostanzialmente i sensori, da quel che sappiamo, e anche la batteria dovrebbe essere la stessa o comunque molto molto simile. Speriamo in una compatibilità con quelle del Mini 3 Pro. Ma adesso parliamo di prezzi. Il Mini 4 verrà commercializzato al prezzo di 799 euro, quindi circa 50 euro in più rispetto al Mini 3 Pro. Se invece vogliamo acquistare il Mini 4 con il DJI RC2, quello nuovo con le antenne che è capace anche di trasmettere sulla nuova banda di frequenze, dobbiamo prepararci a sborsare la cifra di 999 euro. E quindi è molto simile rispetto al prezzo del Mini 3 Pro con il DJI RC. Se invece vogliamo il Fly More Kit con il radiocomando, sempre con il display, la cifra da sborsare sono 1129 euro. Questi sono i prezzi e adesso ditemi voi, rispetto a un Mavic Mini, se avete veramente necessità di tutta questa qualità in più, ma fatelo soltanto dopo aver visto la prova della DJI Fly 1.11.4, ultima rilasciata. La proveremo, andremo a vedere se sono state aggiunte nuove funzionalità, se funzionano, soprattutto, scusate il gioco di parole, però è così. Proviamo subito a vedere un po' lo streaming, come va. Andiamo a impostare anche un retro to home, altezza di RTH, mettiamo 40 metri. Aggiorniamo anche il punto di ritorno. Home point punto di updated. Ritorno è stato aggiornato correttamente e vediamo un po' come si comporta il mio Mavic Mini con la DJI Fly 1.11.4. Andiamo su informazioni e vediamo la versione che è quella giusta. Non vedo la possibilità di procedere allo zoom come con il Mini 2, non c'è proprio questa possibilità, però andiamo a vedere se è possibile vedere i riquadri, avere un'anteprima dell'impostazione appunto video che poi vorremmo andare a dare al nostro video. Quindi andiamo in fotocamera. Eccolo qua, guida per l'inquadratura. Quindi è possibile anche con il Mavic Mini andare a impostare 3/4. Chiudiamo questa finestra, ok.
Andiamo a impostare ad esempio 9 sedicesimi, vediamo se funziona, ma non funziona, vedete? Anche se faccio partire la registrazione è stata implementata questa cosa, però non va, quindi non è stato aggiornato il Mavic Mini in questo senso, questa impostazione purtroppo non può essere utilizzata con questo drone. Era veramente bello se DJI avesse tenuto in considerazione anche questo drone nell'ultimo aggiornamento. Ultimo aggiornamento che ha comportato appunto alcune migliorie all'applicazione. Mi segnala vento molto forte, però non ho grossi problemi. Lo sto comunque comandando abbastanza bene. Vediamo un po'. Vediamo di... comunque riportarlo un po' più vicino a me. Sì, direi che contrasta abbastanza bene il vento. Andiamo a vedere la visualizzazione della bussola che possiamo avere. Ok, sì, ci fa vedere il drone, ci fa vedere, volevo vedere l'inclinazione. Vedete, il drone non è molto inclinato. Sì, adesso è un po' più inclinato, sta contrastando il vento, però comunque se la cava abbastanza bene. Possiamo vedere adesso come vanno le quick shot. Voglio farmi una quick shot qua nel mezzo al prato, nel frattempo passa un'auto. Vediamo un po', abbassiamo anche un po' la gimbal. Questi sono interessati alle mie attività? No, non gliene può fregare di meno, meno male. Passa un'altra auto, mi impolvereranno tutta la macchina, vado a chiuderla. Ok, allora vediamo un po' come vanno le quick shot. Vado su quick shot, proviamo cerchio, vado a selezionarmi, non mi fa scegliere la distanza, non mi fa scegliere niente. Premo start, vediamo come si comporta. Se mi sposto sembra che lui mi senta, che mi tracci, mi tiene al centro dell'inquadratura e sembra tutto ok. Molto bene. È ritornato al punto di partenza e ha eseguito correttamente questa quick shot. Proviamone un'altra, tipo questa. Ascesa. Ecco, in questo caso mi fa anche impostare l'altezza. Mettiamo 40 metri e allontaniamo anche un po' il drone. Ok, proviamo così. Start. 3, 2, 1. Quando parte la quick shot trasforma l'inquadratura da rettangolare a un puntino con appunto la simbologia della posizione. E vedete, se mi sposto comunque continua a tracciarmi, il che è un'ottima cosa. È salito, è arrivato alla fine di questa ascesa e adesso dovrebbe tornare al punto di partenza. 17 satelliti, segnale pieno, vabbè, il drone è qua vicino a me. Però voglio anche tentare di capire se è migliorato o peggiorato il segnale. Dopo proveremo a mandarlo un po' più distante. Proviamone un'altra. Proviamo spirale. Quindi mi seleziono sempre. Mi ha sentito. Mettiamo il raggio 40 metri. Bello ampio. Ok. Vediamo come si comporta. Non dovrei avere ostacoli qua attorno a me. Drone si avvicina, vediamo anche sulla mappa se riusciamo a avere un'inquadratura di quello che sta facendo. Si allontana. Sì, oddio, questa pianta che vedo qua a destra potrebbe, no, è più bassa, non ci sono problemi. Vediamo l'inquadratura, vedete, molto bella, molto molto bella.
questa Quickshot e il Mavic Mini si comporta in maniera perfetta. E adesso dovrebbe tornare al punto di partenza. Peccato che non è stata aggiornata anche la griglia, o comunque non funziona sul mio dispositivo. Fatemi sapere se sul vostro dispositivo funziona questa impostazione dell'anteprima, appunto, del formato di questa maschera, appunto, ci consente poi di avere un'idea di quella che è la clip finale una volta ritagliata, magari per essere condivisa sui social, perché a me non funziona con iPhone. Ok, abbiamo provato le Quickshot e adesso voglio però mandarlo un po' più distante per vedere un po' come va il segnale. Il punto di ritorno l'abbiamo già impostato, mandiamolo distante e andiamoci a fare una bella ripresa qua sul parco fluviale. Alzo anche un pelo la gimbal, facciamo partire la registrazione, ok, alzo un pelo la gimbal, ok. Anche il drone, come dicevo, tira un bel vento oggi. Il posto non è male, sinceramente non è affatto male. Siamo a circa 150 metri, 160 metri, guardate lo streaming a 200 metri, siamo quasi arrivati a 200 metri, come va? Secondo me è veramente buono, OQ-Sync 1, siamo a 250 metri, non direi di mandarlo oltre perché non lo vediamo più, adesso è veramente un puntino e lo riavvicino leggermente, passando qua sopra al fiume. Altezza 60 metri, quindi ho comunque mantenuto un'altezza media, ma lo streaming video è veramente ottimo, per me è soddisfacente. Sto registrando questa clip. Con il Mavic Mini, guardate che bello ragazzi, posto dove mi trovo, adesso mi giro perché altrimenti il segnale potrebbe avere dei problemi. Non male, non male. Siamo quasi a 200 metri, ma lo streaming è ottimo. Bene, direi a questo punto di portarlo a casa. Anzi, facciamo salire un po' la gimbal. Diamo un po' uno sguardo verso l'orizzonte. Oh, molto bene. Ecco, adesso inizio a non vederlo più e quindi lo riporto indietro. Ok. Comunque mi ritengo veramente soddisfatto dallo streaming di questo drone, dal ritorno video di questo drone e anche dalla qualità complessiva. Ripeto, peccato che questa maschera che è stata aggiunta nella DJI Fly non funzioni con il mio iPhone. Tempo di volo è buono, quindi anche le batterie non hanno subito un drastico calo, anche se ormai iniziano ad avere qualche anno, e anche il drone si comporta in maniera perfetta. Mavic Mini, drone top. Abbiamo fatto questo test e abbiamo visto come va bene lo streaming video. Sono arrivato a 300 metri circa, in controluce riuscivo a vederlo, ma avrei potuto mandarlo anche più distante. Non lo posso fare perché il drone va condotto a vista, regola fondamentale.
Abbiamo provato le quick shot che vanno benissimo. Peccato, peccato, perché stante il nuovo aggiornamento non è cambiato niente, le maschere non sono utilizzabili e quindi questa è l'unica pecca che posso riscontrare in questo test. Ma adesso fatemi sapere voi cosa ne pensate, se acquisterete il DJI Mini 4 Pro. Beh, scrivetemelo qua sotto in un commento e ci vediamo in nuovi video. Alla prossima, ciao!